gruppo poteva far parte anche Canavesi se non si fosse infortunato, altro elemento che ha fatto bene in questa stagione, Marco. Certo, il giocatore è migliorato tantissimo negli ultimi due anni, anche lui con una storia in Serie B, ma poi con Montegranaro un'escalation anche nel modo di giocare. Adesso vediamo, sarei curioso di sentire cosa ha detto Recalcati. Sì, ha detto che bisogna trovare dei tiri in equilibrio, perché altrimenti non c'è nessuna possibilità di contrastare loro. Bisogna trovare i tiri in equilibrio e tornare per accoppiarsi in difesa, altrimenti ci fanno neri. Una sintesi chiara, nitida, e in effetti è mancato probabilmente proprio questo all'Italia. Qualche errore di troppo e poi qualche lento ritorno in difesa, difesa spesso trovata sbilanciata dai nostri avversari. Qui c'è il fallo, dobbiamo muovere anche di più la palla in attacco. Sì, anche la Croazia adesso sta lavorando bene in difesa con aiuti difensivi. Qui c'è stato il fallo di Joric, ma era una buona idea difensiva quella della Croazia di venire fuori con i lunghi, questo ci può dare fastidio. Però possiamo anche giocare qualche uno contro uno, intanto c'è un blocco, fallo della difesa. C'è stato un po' un incidente stradale in mezzo all'area, cose che capitano. Tamponamento. Sì. E comunque è importante cercare di vincere questa partita proprio per un fatto psicologico, morale, per un approccio a questa fase di lavoro, al viaggio in Cina, al torneo adriatico. Con più confidenza. Ci spingono molto lontano da canestro adesso. Qui giochiamo un pick and roll alto con il blocco di Infante quasi sulla linea centrale, il passaggio schiacciato, però non leggiamo questa situazione offensiva, legge bene invece la difesa che recupera e va ancora al tiro, stavolta corto. Rudy Valenti abbassa la sala abbiamo cinesca. abbiamo il contropiede, palla, sprechiamo il soprannumero, schiacciata dietro un po' troppo lontana, ma qui sai è anche il fatto che i giocatori si conoscono poco. Cavaliero e Valenti probabilmente è la prima volta che giocano insieme. Se ne va in panchina Valenti, ma ha dato un buon contributo. Meritati gli applausi per Rudy Valenti mentre rivediamo. Vedi, il passaggio schiacciato è dietro, troppo dietro per Valenti. Avanti e palla in mano la Croazia, 6-20, ancora lunga. Difesa fisica di Datome. Toppata, non sono molto d'accordo. La rivediamo. Probabilmente ha preso mano e braccio, vediamo. Un po' di mano, un po' di braccio nella parte finale. Non lo so. Secondo me era palla, dico la mia, però. Non si vede, diciamo che dal replay l'angolo non ti consente di vedere bene, ma in diretta. Eravamo proprio in linea con l'angolo giusto, però insomma ci può stare, ecco, diciamo che c'è stato un buon movimento in attacco di Bilob. Più 3 Croazia, 68-65, 6 minuti e 10 da giocare. Cavaliero dietro la schiena, il controllo, sale a ricevere Gigi Datome, mette palla per terra, chiude il palleggio schiacciando in angolo. Buon tiro questo, sbagliamo. Occhio perché c'è rimbalzo in attacco e canestro per l'Italia, per l'Italia. Spesso un buon tiro ti dà anche la possibilità di prendere un rimbalzo in attacco. Valerio amoroso. Eccolo qui, meno uno. Mi è mancato il tagliafuori dei croati, ma è stato molto abile a prendere posizione, a mantenerla. Occhio perché c'è un tiro comodo, concesso, e lavora bene Infante in tagliafuori. Qui dobbiamo gestire bene il possesso a 5.35, 20 per giocare, calma, un passaggio in più, un ribaltamento in più, cerchiamo di sbilanciare la difesa. Adesso sul raddoppio c'è eccolo, un uomo libero. Eccolo qui, il tiro del sorpasso, non va. C'è fallo però in difesa. Era un buon tiro questo di Gigi Datome, era completamente sbagliato. Buonissima la lettura di Cavaliero che ha pescato Datome libero in angolo, che ha mano per mettere anche soluzioni da 3 punti, poi è chiaro che può anche uscire il tiro, ma abbiamo gestito bene e adesso avremo un altro possesso in attacco. Gigi Datome, che lo ricordiamo, nella fase finale della stagione a Scafati ha tirato con il 33% da 3 e oltre il 55% da 2, con una media di circa 6 punti e un high di 13. La formazione di Teo Libegovic, del presidente Longobardi. Senz'altro Gigi ha qualità per fare di più,
Non è facile anche cambiare squadra a metà anno, la prima parte del campionato. L'Aperto Siena, in 16 partite giocate su 20 con 41 punti, una media di meno di 3 punti a partita. Diciamo relegato in panchina, l'anno prima giocava molto di più in una squadra diversa, con un allenatore diverso. È chiaro che trovarsi imbullonato in panchina non ti aiuta. Da Tome. Andiamo a vedere questa azione. Sentiamo Marcello. I giochi d'attacco migliori e poi appoggiare su Amorosi, che è entrato adesso quando è nella posizione di post basso. Valerio Amoroso. Anche perché ha due opzioni. Valerio è molto bravo a giocarsi l'uno contro uno, ma anche a passarla da quella posizione. Quindi aprire il campo eventualmente per una soluzione dall'angolo. Vediamo allora il taglio di Res, centro area, poi Cavaliero che va a forzare proprio il fallo dell'avversario sulla linea laterale. Beh, andrà in lunetta. Lo ha cercato. Sì, ha visto che era fuori posizione il difensore Shamadan, quindi con un certo mestiere è andato a prendersi due tiri liberi. Vediamo che saranno 24 i nomi forniti alla FIBA prima dell'Europeo, i 12 potranno essere forniti alla Federazione Internazionale anche il giorno prima. Qui Cavaliero è arrivato ancora molto teso dopo una stagione non facile a Bologna, un giocatore ansioso, troppo frenetico, ma deve ritrovare l'equilibrio giusto per rendere al top. A me piace, secondo me è un ottimo giocatore, non è facile ritrovarsi, intanto palla persa della Croazia. Un giocatore che ha qualità. Sì, ha qualità perché, primo, può giocare in due ruoli, playmaker e guardia, ha visione di gioco, ha un buonissimo tiro, grande mentalità. Poi viene da una stagione obiettivamente difficilissima, una società storica come la Fortitudo che è andata, come tutti sappiamo, male, e lui ne ha subito le conseguenze. Deve trovare una ordinaria normalità che per lui però può essere già di alto livello. Deve giocare con tranquillità. Valerio a cercare, ha avuto anche qualche libero problema fisico. Attenzione qui, attenzione, c'è fallo. Abbiamo giocato bene il pallone andando a cercare al centro area. Quando Amoroso prende la palla lì contro giocatori meno esperti diventa più facile attaccare. Infatti prendiamo un altro fallo, andiamo in lunetta con Maresca. Buona spaziatura per Maresca, che è andato a conquistarsi questo fallo e la possibilità di impattare. Per l'Italia ora il nuovo vantaggio e vediamo se va più 3, 71-68. È bastato stringere un po' in difesa, non prendere contropiedi, non lasciare tiri facili alla Croazia e la partita cambia. Meno di 5 minuti al termine. Dal vantaggio croato a quello italiano, ma è una sola tripla che divide. Ma non dobbiamo andare a cercare di rubare. Rischia l'infrazione d'attacco, attenzione la Croazia, ma tiene il possesso dell'Italia sul rimbalzo di Datome. Fatto bravo Datome. C'è il tiro di Maresca, era una gran palla quella di Cavaliero, non se n'è accorto tardi Maresca. Più 3, palla in mano, pronto a rientrare Danny Hackett. Maresca. Può andare in linea di fondo, vediamo. C'è un tiro per Cavaliero. 3 secondi, attenzione, bisogna concludere. 2, il tiro proprio allo scadere di Maresca. Sbaglia, ma c'è rimbalzo in attacco, altri 24 secondi. Resettato il cronometro, su nella protesta. È suonata la sirena, ma è assolutamente regolare. La palla era in aria. Assolutamente regolare. Rimbalzo in attacco e ora 14 secondi. Linea di fondo da Tome, il passaggio schiacciato, Amoroso. Prova e mette la tripla. E via così, Amoroso. Italia più 6. Qui Novacic lo ha sfidato a tirare, si vede che non lo ha visto giocare quest'anno, eppure dire, è proprio appena di là dall'Adriatico. Intanto subiamo questo backdoor. Amoroso che cerca di portare via il pallone, ma è bravo in questo caso Joric a recuperare l'extra possesso per la Croazia. 7-4 per chi difende, 6-8 per chi attacca. Il pick and roll giocato dalla Croazia, poi la verticalizzazione. E qui guarda, sfortunato Valerio, abbassa il braccio e commette fallo, si era palleggiato sul piede il giocatore croato, però il fallo c'è. Pašalić si era fatto trovare bene. Esce da Tome, giochiamo con 3 piccoli in campo per controllare di più. Secondo me Charlie Recalcati lascia in campo Cavaliero, che sta giocando secondo me bene in questo momento, proprio per fargli ritrovare la tranquillità.
buonissima la difesa qui di Cavaliero, ci addormentiamo però sul rimbalzo e subiamo. 3-10 meno 4, ridotto lo scarto dai croati con questa soluzione da sotto, rivediamo, peccato. Non sono stati fortunati anche Res e guarda Amoroso. Guarda, c'era il backdoor, però c'è fallo su Amoroso che andrà in lunetta. C'è stata un'azione, vedete questo taglio dietro di Cavaliero che lascia surplus l'avversario, così bisogna giocare contro difese molto aggressive, inutile andare verso la palla, spesso si ha più successo fintando e tagliando a canestro. Quarto fallo intanto di Drago Pašalić. Pašalić che comunque è si vede che è un buon giocatore. Valerio che mette il primo, qualche volta litiga un po' col canestro dalla lunetta. 68.8 nella stagione a Montegranaro dalla linea dei liberi per lui, comunque 52,5% da 2 e un discreto 33% con 109 tiri tentati da 3. Che per un lungo, per un giocatore come lui avere la minaccia, 2-0-5. Esatto, avere la minaccia del tiro da 3 è importante perché ti dà una dimensione diversa. Ha assunto una multidimensionalità che è importante. Deve ora trovare anche lo spessore internazionale, la difesa, attenzione, il piede perno e poi però la difesa di forte, di fisico, sì, di Amoroso che porta, diciamo, la palla recuperata. Ci è andata anche bene qui perché poteva anche essere fallo di Valerio. Definiamo la difesa forte. Sì, vedete qua spinge un po' con il petto, però è fuori equilibrio Joric che aveva fatto un bel movimento ma poi non è riuscito a tenere con le gambe. 2 minuti e 35 da giocare. 2:35 Cavaliero in lunetta. Mette il primo nel Cavaliero da Trieste, classe 84. Ha tirato con il 76% dalla lunetta nell'ultima stagione alla Clima Mio Fortitudo Bologna. Un buon 43,5% da 3 e un 55 da 2. Quindi riporta l'Italia a un margine che, se non è di sicurezza, certamente da garanzie per gli ultimi 2 minuti e 30 della partita. La prima partita verso Spagna 2007, verso l'Europeo che qualifica i Giochi Olimpici di Pechino. Va fino in fondo, poi scarica fuori per una tripla devastante. Ben giocata dalla Croazia. Per Nicola Garba dallo Zagreb Basket Zagabria, riporta meno 5 la Croazia. Sunara vuole difesa forte, anticipi, andare sulla linea dei passaggi, cercare di rompere il pick and roll dell'Italia. Qui attenzione, va fino in fondo, scarica, buona circolazione, Danny Hackett, c'è contatto, fallo. Abbiamo giocato con pazienza qui, adesso Hackett andrà in lunetta. 1:56, grazie Anna Cristina. Hackett in lunetta. Gioca con la presenza in campo di un veterano, Hackett qui non ha affrettato il tiro, anche se mancavano solamente 4-5 secondi allo scadere dei 24. Immaginiamo anche con quanta attesa e trepidazione abbia vissuto la vigilia mamma Katia, che è appena trascorso alcuni mesi, no, a casa del ragazzo negli States per stargli vicino. E attenzione perché a 1:50 Hackett ci riporta a più 7. Quando gli è stato chiesto la NBA, sogno Pechino con l'Italia, ha risposto. Bella risposta. Bravo Danny, palla in mano. 1:40, 100 secondi scarsi, con 7 punti e palla in mano. Non possiamo regalare questa partita alla Croazia. Bisogna cominciare bene, anche se si è alla prima partita di preparazione. Sul blocco di Res, Cavaliero allo scadere! Mamma mia! Sì, qui abbiamo pasticciato un po' su questo attacco, palla troppo ferma. Se va dentro questa viene giù il porto. Sì, viene dentro. La palla troppo ferma su un lato, vedete, e poi dobbiamo prendere questa soluzione che sarebbe stata fortunosa nel caso fosse andata dentro. 1:14 vuol dire comunque almeno 4-5 possessi. Bisogna ancora stare concentrati. Questa è una delle tribune dell'impianto del CUS, stipato all'inverosimile, e non è stato facile, credo, anche per la nostra regista Giustiniani riuscire a sistemare adeguatamente
tutta la struttura per consentire questa diretta. Sono in corso i lavori nell'impianto grande della città barese, che vive fra l'altro oggi anche un'altra importante giornata di vigilia. Domani giocherà la Juventus qui allo stadio San Nicola per la penultima del campionato di Serie B contro un Bari che vuole tornare a sognare in grande anche sul Prato Verde, ma oggi la Bari sportiva si è stretta intorno agli azzurri del basket come ha fatto lungo tutta la settimana. Raccomandazioni difensive di Recalcati, nell'uno contro uno non bisogna assolutamente andare a chiudere tutti quanti sullo stesso avversario, ma a cercare di equilibrare in modo da evitare la situazione di sovrannumero. Qui Res fa tecnicamente una buona cosa, però fa fallo, vediamo su questo aiuto, c'è un po' di contatto. Scelta non... è un po' precipitosa. Sì, abbiamo raggiunto il bonus anche noi, adesso ogni fallo sarà punito da due tiri liberi, dobbiamo adesso cercare di far lavorare la Croazia in attacco. Manca un minuto esatto al termine. Possibilmente evitare le soluzioni da tre, quindi difendere forte sul perimetro. Ha preso una botta Valerio Amoroso in faccia. Al volto, fortuito il colpo, ma rimane lì al centro dell'area. Attenzione ancora al tiro da tre, non va, rimbalzo. Amoroso contende i lunghi avversari e cattura il pallone della vittoria. 40 secondi, qui la Croazia non può prendere più gli azzurri. E attenzione perché Amoroso però va ad accasciarsi perché il colpo è stato forte. Ha preso una botta alla tempia. Ora scatta il professor Billy. Alla tempia proprio vicino all'occhio, ghiaccio. Anche perché lì si gonfia subito. Sì. Ezio Gianni con il professor Billy, medici con fisioterapisti, De Fusco, Ferrarini, tutti intorno al nostro Valerio Amoroso, gladiatorio in questo contatto sotto canestro, ha difeso l'area da grande, veramente da grande, si merita questa ovazione in piedi del pubblico. Deve essere stato un colpo abbastanza forte. Sì, nonostante la botta è riuscito a prendere un rimbalzo alla grandissima. Ma questi ragazzi ci vogliono stare con quella maglia addosso. Super questo, Valerio. Questo è un dato. Immaginiamo la festa che troverà nelle Marche da lunedì, dove Giuseppe Ficiarra, presidente dell'associazione Pro Marche Sport, che ha lanciato questa Casa Italia, la casa degli azzurri, del basket, attende per il torneo dell'Adriatico gli azzurri. 3 giorni di full immersion prima di andare in Cina. Attenzione Cavaliero, ormai è fatta per la vittoria, giochiamo bene quest'ultimo possesso, prova la tripla, non va, tap-in tentato da Rudy Valenti, poi Res che cattura l'ultimo rimbalzo, ultimo possesso, applausi a scena aperta per l'Italia che vince per la prima volta a Bari dopo 55 anni, dopo la sconfitta col Belgio. 80 Italia, 73 Croazia, questo è il risultato finale di questa prima partita degli azzurri verso Spagna 2007. Marco. Guarda, una bella partita, grande atteggiamento degli azzurri in campo, ci sono stati alcuni esordi davvero importanti e chi è stato con noi stasera potrà raccontare di averli visti, Rudy Hackett, Poeta, giocatori che potranno essere importanti per il futuro azzurro. Ecco allora, Hackett, Dani. Che ti è sembrato di questo esordio? Possiamo dirlo positivo? Sì, è stato un esordio positivo, abbiamo giocato una buonissima partita contro una buona squadra e diciamo stiamo ancora lavorando sulla la chimica di questa squadra, però è un buon inizio. Senza emozioni? No, senza emozioni, ne ho giocate tante in partita, adesso è ora di divertirsi. Grazie a Marcello Favale con Dani Hackett, che parla quasi come un allenatore, perché ha detto stiamo cercando la chimica di squadra, stiamo lavorando per voi. Charlie Recalcati, ben arrivato. Parole sante, stiamo lavorando, è un gruppo completamente nuovo, soprattutto per Daniel ci sono dei compagni che probabilmente se li ricorda perché ha sempre seguito la pallacanestro italiana.
però che negli ultimi 4 anni sono cresciuti nel momento in cui lui era negli Stati Uniti e se li ha ritrovati qui sul campo, per cui deve imparare a conoscerli, i compagni devono imparare a conoscere lui. Mi sembra che questa sera abbia usato un bel modo per farsi conoscere e quindi una partita intensa, come d'altra parte non poteva che essere nel momento in cui si incontrano due squadre piene di gioventù che portano sicuramente freschezza atletica, entusiasmo, però si portano appresso anche qualche errore di gioventù. La Croazia ha giocato una partita molto intensa, come al solito le squadre croate sono molto forti fisicamente, oltre che essere brave tecnicamente, ci hanno dato filo da torcere soprattutto a rimbalzo, abbiamo sofferto molto a rimbalzo d'attacco, ci hanno preso tanti rimbalzi fin dall'inizio della partita, però noi abbiamo reagito nel momento in cui c'era un momento di grande difficoltà e potevamo anche magari perderci. Non l'ho fatto direttamente perché era evidentemente emozionato, ma adesso da lontano Danny Hackett ha fatto chiaramente capire che saluta mamma Katia, quindi è tornato il ragazzo d'oro che ci accomuniamo volentieri al saluto di Dani e la mamma Katia, anche perché davvero è una bella novità questo ragazzo per la squadra azzurra, con la sua freschezza, con l'entusiasmo che porta. Sì, ma sai, questa qua è una squadra che ha dentro tanti giovani, c'è qualcuno meno giovane, come ad esempio il caso di Valenti, che non è assolutamente giovanissimo. Ecco, parliamone. Però ha portato la sua forza fisica, il suo entusiasmo, il suo dinamismo in un gruppo che chiaramente ne ha bisogno, perché lui non ha centimetri, però ha elevazione e appunto questa aggressività che trasmette poi a tutti i suoi compagni di quintetto. Abbiamo avuto parecchie note positive, siamo all'inizio, l'abbiamo detto prima della partita, è inutile che facciamo adesso una disamina con dei consuntivi, la nostra strada è appena cominciata. Questa è una squadra che andrà in Cina e quindi avrà 10 partite a propria disposizione, per cui il resoconto lo faremo alla fine, per oggi dobbiamo essere soddisfatti perché abbiamo un gruppo di ragazzi che ha cercato comunque, magari in mezzo a qualche errore, di mettere in pratica le cose che abbiamo preparato durante questa settimana. Lo ha fatto, come dicevo, in alcuni momenti in modo preciso, qualche volta con qualche sbavatura, però io avevo chiesto loro appunto, o avevo detto loro che non avevo la pretesa che loro fossero perfetti oggi, per loro, molti di loro era l'esordio con la maglia azzurra della Nazionale A e quindi dovevano intanto capire che la maglia azzurra è un valore aggiunto e che quando si esce dal campo bisogna uscire dal campo avendo dato tutto, e direi che da questo punto di vista qua ci siamo.